Olio per la solidarietà si ripete per la quarta edizione nella collina teramana questa bellissima iniziativa. Siamo nella fattoria di Rurabilandia, questi sono i terreni della Fondazione Ricci Conti e ancora una volta questa mattina dei ragazzi, giovani, speciali, disabili, stanno qui a raccogliere le olive con dei loro amici. È un progetto molto importante che permette a queste persone di stare a contatto con una realtà diversa con la quale quotidianamente adesso si confronteranno per una settimana. Quanti sono i detenuti di Castrogno che per una settimana aiuteranno i ragazzi di Rurabilandia? Beh, in totale ne sono 7, però giornalmente ne vengono 3 perché le abbiamo alternate, facciamo giorni alterni, non vengono tutti i detenuti lo stesso giorno. Siamo alla quarta esperienza di questa iniziativa, il bilancio delle prime 3 soprattutto, che cosa si aspetta quest'anno? Tanto olio. Beh, sicuramente tanto olio, anche se gli esperti ci hanno detto che quest'anno c'è meno olio, però speriamo che arrivi l'olio della solidarietà. Alla fine cerchiamo di fare anche l'imbottigliamento quest'anno proprio dedicato alla quarta edizione. Marilena, com'è faticoso il lavoro? Per me è molto forte a fare il cocchi d'olivo. Ma si comincia oggi, ma bisogna lavorare per una settimana? Sì, sì. Buon lavoro. Grazie. Giovanni, c'avevi proprio voglia di raccogliere le olive questa mattina? Sì, considerando che per me è il quarto anno che faccio questo sport, diciamo che non è una fatica, è un piacere. Andrea, sistemate le reti, tutti quanti al lavoro, bisogna raccogliere le olive e farle cadere su queste reti. È impegnativo? Sì, è impegnativo perché il secondo anno che io faccio insieme con gli amici. Ecco, gli altri ragazzi, ma anche questi signori arrivati da Teramo, sono bravi, lavorano? Sì, uno di questi ho conosciuto l'anno scorso, uno di loro. Mentre i ragazzi ho conosciuto nel 2011. Ricordiamo che questa attività durerà fino a sabato insieme e con la collaborazione dell'Associazione Fontanelle 2000 e la cooperativa L'Aquilone.